Bentrovati, siamo ad Acqua Morta, il primo maggio continua il Memorial Valentino Schiano. Stamattina ci è stata regalata una giornata di sole splendida, adesso nel cielo sono fatte strada le nuvole, ma continua ad essere una splendida giornata. Come potete vedere il cielo si colora di aquiloni e andiamo a vedere un po' come procede anche quest'anno il Memorial Valentino Schiano. Eccoci qui sulla spiaggia di Acqua Morta, incontriamo l'amico di montediprocida.com, Giro Donnarumma. Buonasera. Ciao a tutti. E allora, una giornata bellissima, mancato un po' il sole, però il vento è giusto per far giocare i bimbi con gli aquiloni. Penso che sia una giornata spettacolare da passare qua alla Marina di Acqua Morta. Ma si sta benissimo anche così, col cielo coperto, un pomeriggio fresco, è proprio l'ideale per stare un po' in compagnia. Sicuramente. Non avendo il sole i bimbi hanno usato di meno, hanno dovuto tenere i giubbini addosso, ma si sono divertiti moltissimo. La spiaggia è abbastanza pulita, per cui non lamentiamoci e godiamoci questi momenti. Stamattina abbiamo avuto un anticipo d'estate, quel sole ci ha fatto pensare proprio che tra un pochino saremo qui sulla spiaggia a prendere il sole in costume. Come ci si prepara per l'estate? Allora, per l'estate ci si prepara, oltre che con la prova costume, in cui non metto discussione perché non è articolo mio, io consiglio a tutti e a chi può di fare comunque qualche doccia abbronzante in modo da non avere problemi col sole, e prevenzione col beta carotene in modo che la pelle risponda bene. Ma ogni volta che mi trovo a intervistarti non posso non chiederti qualche anticipazione sulle prossime mode, quindi cosa ci aspettiamo da quest'estate? Quest'estate ci aspettiamo dei colori divertentissimi, che sono quelli dell'arancio, che proprio su montediprocida.com avete potuto vedere nell'anteprima del video sulla nostra collezione primavera-estate 2012, che ha riscosso un successo incredibile già da subito e sta andando molto bene anche nei nostri saloni. Quindi i visitatori e le visitatrici di montediprocida.com sono sempre bellissimi e aggiornati, anche grazie a Gino Donnarumma. Su quello non c'è dubbio, ma l'importante è che coi capelli vi divertiate, ma li curiate bene, non rovinateveli. Love is in the air, amore nei capelli, è la nostra collezione primavera-estate 2012. Grazie Gino, ciao. Grazie a voi, ciao. E presentiamo un altro amico di montediprocida.com, abbiamo Rosario Mattera, ben trovato. Grazie a voi, che devo dirti di oggi? Che sono contento di stare qua. Questa volta come ospite, quindi di una manifestazione, noi ti abbiamo già intervistato in passato per gli eventi che organizzi per Malazze, poi avremo modo di parlarne quando qualcosa bolle in pentola e ci vorrai raccontare. Adesso come ospite sei stato catturato dalla poesia di questi aquiloni che hanno colorato il cielo. Io sono presente qua soprattutto come padre. Poi come amico non solo di Monte di Proce ma di Maria Pia e del Barpina, che in realtà ormai è parte integrante di Malazze, quindi questo invito per me prima di tutto è come padre, mi sono qui con i bambini, con la famiglia a vivere questo momento molto bello. E dicevo prima, quando Maria Pia mi ha chiesto di dire due parole sulla manifestazione, ho detto: in un deserto come erano i Campi Flegrei tanti bei fiori sono stati piantati e incominciano anche a crescere, insomma, e a fare bei fiori, e uno di questi è certamente l'aquilone. Pioggia in arrivo ad Acqua Morta, sta piovigginando, ma qui si gioca ancora con gli aquiloni e con i bambini. Qui abbiamo il signor Francesco Fusco. E presentiamo anche la moglie da questa parte che sfugge alle telecamere. Giussi. Allora, cielo coperto, ma giornata ideale per stare con i bambini, vero? Sì, è un bellissimo posto, i bambini si stanno divertendo, a parte quest'ultimo momento di pioggia, ma si sta bene. E voi avete il vostro aquilone? Sì, sicuramente, fortunatamente ci sono ancora questi eventi che permettono poi di passare una giornata serena con la famiglia. Poi ci si lamenta che i bambini oggi hanno un sacco di giocattoli, non si accontentano mai, ma bisogna insegnare loro a giocare con le cose più semplici. Con le cose più semplici, è vero, soprattutto gli aquiloni, che possono essere anche prodotti fatti in casa, non in questo caso però. Allora, lei di dov'è? Mugnano, è la prima volta che viene a Monte di Procida o segue questo evento? No, è la prima volta che veniamo e sinceramente è un posto incantevole. Ne parlavo prima con mia moglie e mio cognato. Posti unici in Campania ne abbiamo tanti, però peccato che non li utilizziamo per quello che sono. Allora, io vi invito a seguire montediprocida.com perché sarete sempre aggiornati su tutti gli eventi che si organizzano in questo paese. Potete approfittare delle telecamere di Pago Smart, che è quel signore lì che abbiamo di fronte, che voi non sapete ma è un personaggio famosissimo qui a Monte di Procida nei Campi Flegrei. Video seguitissimi in tutto il mondo, e quando dico tutto il mondo intendo tutto il mondo, quindi chi vuole salutare tutti i nostri visitatori? Faccio un saluto a tutti i vostri visitatori, teleascoltatori, con la speranza di ritornare e rivederci qui a Monte di Procida. Quindi possiamo dire di avere due visitatori in più? Sicuramente, da oggi sicuramente. Grazie, buon proseguimento, arrivederci. Buonasera. Ciao.
Anche quest'anno non mancano arte e creatività. Al Memorial Valentino Schiano abbiamo qui un artista che sta incantando tutti gli ospiti accorsi qui ad Acquamorta. Buonasera, lei è il signor? Domenico Lucignano, per gli amici Mimmo. Questa è una passione che praticamente ho appreso già da un bel po' di anni. Dopo una delle mie tante missioni all'estero, vedendo un collega intagliare dei semplici ravanelli rossi, praticamente ho notato che i piatti vengono presentati molto meglio e che l'occhio vuole anche la sua parte. Anche perché non sembra più cibo, insomma, non sembrano sculture vere e proprie. Abbiamo questa zucca che è un capolavoro. Mi sono perfezionato, ho effettuato un corso di primo livello e poi ho raggiunto questi risultati con l'esperienza. Ma vediamo qui un sacco di materiale, un sacco di frutta. È un input oggigiorno comunque soprattutto per i giovani, vista la disoccupazione. Visto che non si riesce a trovare lavoro, ecco qua, a volte anche la passione può diventare un lavoro. E bisogna inventarsi di tutto oggi, bisogna inventarsi di tutto. Ma noi vogliamo sapere di più di queste sculture. Io purtroppo sono capitata dietro, vorrei stare anche io dall'altro lato ad ammirarle ancora. Questa cornice così estiva, con la zucca, stupenda, spettacolare. È frutto della propria fantasia. Ma tutti questi frutti diversi hanno una diversa struttura, hanno diversi, sì. Sono difficili, alcuni sono più difficili di altri da lavorare. Qual è la più difficile per lei da manovrare? Difficile è come soprattutto il taglio. Sembra tanto. Non ci allontaniamo, purtroppo qui abbiamo. Sembra tanto difficile, ad esempio, effettuare, diciamo, un lavoro del genere come la sagoma di un pesce oppure in questo caso di un cavalluccio marino, però basta avere già la manualità nel disegnare. Primo maggio, gara degli aquiloni, festa per tutte le famiglie. Abbiamo qui una bella famiglia, intervistiamo uno dei personaggi di questa famiglia, uno dei componenti più esibizionisti, direi. Antonello, buonasera. Salve. Allora Antonello, siete di Monte di Procida? Sì. Allora, e questo aquilone che avete fatto volare, adesso lo state tirando giù, chi l'ha fatto? L'avete comprato o l'avete fatto a casa? L'abbiamo comprato. È divertente far volare un aquilone oppure è più divertente stare alla PlayStation? È più divertente giocare con l'aquilone. Perché all'aperto è sempre più bello, vero? Sì. E questa bambina qui vicino che sta mangiando questo gelato, chi è? Mia sorella. Come si chiama? Lavinia. Allora la facciamo inquadrare. Lavinia, vieni qua. Anche tu sei stata qui a far volare l'aquilone oggi? Sì. Sì? E che bei colori. Chi ha scelto i colori di questo aquilone, Antonello? Nessuno. 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 Vi è capitato questo, ma è bellissimo, è vero? Sì. È anche molto resistente, secondo me, perché sembra che è stato per un sacco di tempo in cielo. Ne abbiamo comprato un altro solo che solo si è mezz'ora. Rotto. Ah, è durato solo mezz'ora. Adesso volete fare un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo? A chi volete salutare? Tutti. I nomi vogliamo? Tutti. Una persona in particolare? Zia. Zia, allora mando un bacio a zia nella videocamera. Continua ancora qui il Memorial Valentino Schiano, nonostante il tempo c'è ancora qualcuno che gioca con gli aquiloni. Abbiamo qui i signori? Biagio Valletta. Enrico. Che vengono da? Qualiano Napoli. Anche lei? Sì, tutti di Qualiano. Tutti di Qualiano. È la prima volta che venite a partecipare alla gara di aquiloni? Sì, questa è la prima volta, siamo degli appassionati, una bella festa, tante cose belle. E questa è una memorial, una gara di aquiloni dedicata appunto agli aquiloni di tradizione, quelli non tanto artefatti ma solo fatti con elementi semplici. Vediamo che il suo è davvero uno della tradizione, ma sembra anche piuttosto robusto. Qual è il suo segreto? Tutto dipende dalla carta, diciamo così, questi sono aquiloni così amatoriali, giusto per, non per scrupolo, diciamo così, di vendita, proprio per passione. E un consiglio per chi ci segue, che tipo di carta utilizza lei per renderli più resistenti? Questa qua è una velina abbinata a una carta imballaggio colorata ed è molto efficace per il volo. E quindi la vedremo anche nelle prossime edizioni? Certamente, certamente. Allora, voi dovete sapere, non so se seguite montedivrocida.com. Allora, io ho seguito su internet riguardo alla festa degli aquiloni, l'ho vista. Mi regalo al Barpina per sapere quando c'era e mi disse il primo maggio e siamo venuti. Allora, montedivrocida.com è una web television, Pasquale Mancino, permettimi,
che è seguitissima in tutto il mondo. Il signore che avete lì di fronte è Pago Smart. Ora voi non dice niente questo Pago Smart, ma... No, ma ho visto i suoi video. Ah, allora è arrivato anche lì, è arrivato anche lì. Quindi nei Campi Flegrei non potete non conoscere Pago Smart, quindi approfittate delle telecamere di montediprocida.com per salutare chiunque in qualsiasi parte del mondo. Saluti tutti quanti con un buon primo maggio, che le cose andranno meglio per tutti, e queste manifestazioni fanno proprio parte di libertà. Siamo con due amici di montediprocida.com, le presentazioni ormai non servono. Maria Pecola, Andrea ed Enrico, bentrovati. Salve, saluti a tutti. Allora, non potevamo mancare anche quest'anno, 21esima edizione del Memorial Valentino Schiano. Anche quest'anno il cielo si è colorato di aquiloni. L'aquilone è simbolo di libertà, quindi mandiamo un bel messaggio per questa edizione del Memorial. Vogliamo che questa manifestazione cresca, perché l'aquilone è bellissimo, è romantico, come diceva Cristina, è messaggio di libertà, di gioia, di amore, di pace, di pace. Sì, la cosa più bella è proprio questa, che non sono solo i bambini, ma vengono le mamme, i papà e i nonni che poi in genere sono gli artefici e i costruttori degli aquiloni. Allora... Perché diciamolo, questa non è un festival dell'aquilone come ne esistono tanti, questo festival, questo memorial coniuga appunto la tradizione all'arte e alla creatività, perché da anni portate avanti proprio questa formazione della cumeta, come piace dire ai nostri nonni che abbiamo già intervistato negli anni precedenti anche con le telecamere di Pago Smart. Quindi arte e tradizione, un modo per tenere vicino nonni e bambini. Sì, infatti, come hai detto tu, la cumeta, che poi è praticamente un prodotto fatto in casa che da qualche centinaio d'anni viene tramandato, e poi noi cerchiamo di portarlo avanti e farlo costruire anche ai bambini. Infatti anche la scuola, gli istituti scolastici di Monte di Procida hanno recepito questo messaggio e hanno fatto proprio un corso di costruzione di aquiloni, un laboratorio. Però quest'anno abbiamo voluto fare anche dare l'opportunità ai bambini che non hanno la fortuna di avere il nonno, il papà che sta a fare. Quindi gli anni scorsi non avevano l'aquilone, quest'anno abbiamo voluto regalare degli aquiloni didattici già preorganizzati, precostruiti, perché ci sembrava triste lasciare alcuni bambini che venivano qui senza aquiloni. Quindi abbiamo regalato parecchi aquiloni, quasi 100. E poi anche un bel messaggio per i bambini, che bastano elementi semplici come bacchette di canne, colla di farina e carta per creare poesia, per creare arte. Sì, sì, saluto tutti quanti sono intervenuti, saluto voi della Pago Smart Company. E... Ci piace definirci una scuderia, visto che ci sono un po' di cavalli, insomma, già così, la scuderia di Pago Smart. E poi l'amministrazione e tutte le associazioni. Perché anche diverse associazioni partecipano per creare questo evento, che comunque... L'ICS Amerigo Vespucci, il Circolo Didattico Dante Alighieri, Associazione Colori Flegrei, Associazione Mosaico, Circolo Nautico Monte di Procida e Amici del Gozzo. Che nel tempo si sono associati con noi perché hanno recepito il messaggio anche loro. Perfetto, grazie. Grazie a voi. E complimenti. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Grazie.